Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale. Tempo fa, parliamo più o meno dell'anno scorso o dell'anno prima, boh, avevo fatto un video dove vi parlavo di una delle mie teorie sulle case di Hogwarts. Vi lascio ovviamente il link nelle schede perché l'ho trovato un video molto interessante da fare e seppure fosse magari una cosa che le persone già sapevano, non lo so, per me era tipo wow. Quando invece ho pensato a questa teoria molto strana, mi sono messa un pochino a pensare, perché più pensavo ai vari personaggi, più aveva senso. E quindi ero tipo, what? La mia teoria in realtà è molto semplice e ve la voglio spiegare cercando di farmi capire. Premetto che io ora non credo tipo a Pottermore, non gli ho fiducia, perché Pottermore quando fa il test delle case ha tipo 20 domande, te ne arrivano 10, credo. E se ti arrivano 10 domande sceme, cioè adesso voi spiegatemi la domanda: scegli tra andare nel mare, nel castello o nella foresta, cosa dice della mia personalità? Il fatto che mi piacciono i castelli, il fatto che mi piace l'acqua? Boh, a parte questi disagi esistenziali che ho su il perché Pottermore non ha senso come test, ok, io personalmente ho fatto il test su Pottermore molte volte. E ogni volta venivo un risultato diverso. Quindi mi sono chiesta perché, cioè, come posso essere tante cose contemporaneamente? Però se guardiamo le varie caratteristiche delle varie case di Hogwarts che la Rowling ha sempre descritto nei libri, io mi sono accorta che è molto facile mettermi in tutte le case tranne che Grifondoro. Nel senso che io possiedo praticamente tutte le caratteristiche di Corvo Nero. Un po' più della metà di Serpeverde e beh, un po' metà, forse un po' meno della metà comunque di Sassorosso. Cioè, adesso diciamo proprio in caratteristiche: Grifondoro che sono coraggiosi, sfacciati. Ecco, io non sono niente di tutto questo. Quindi la domanda mi sorge spontanea: dove sarei smistata? Sarei smistata in Corvo Nero o in Serpeverde o in Sassorosso? Però un giorno sono stata smistata in Grifondoro. E ho pensato. Ho pensato poi a uno dei personaggi più famosi della saga, che è Hermione Granger, la quale è molto simile a me, devo dire. È intelligente, ama studiare, è resourcefulness, quella cosa lì. È comunque anche molto ambiziosa e è comunque leale e lavora molto. Insomma, ha le caratteristiche delle stesse tre case che ho io, però è stata smistata in Grifondoro. Lo stesso per Neville. Cioè, Neville comunque non era molto ambizioso, però neanche molto astuto, però comunque lui non era Grifondoro. Lui anzi voleva essere Sassorosso. Io l'avrei visto anche in Corvo Nero, seppure lui non è che viene sempre detto che è una cima, però secondo me sarebbe stato bene anche in Corvo Nero. Grifondoro è proprio l'ultima casa in cui penseresti una persona come Neville o una persona come Hermione. O anche una persona come Ron. Ron, io lo vedevo tantissimo in Serpeverde, cioè nei libri lui è tipo molto sassy anche lui, molto sassy queen, e non lo so, io questa la vedo molto una caratteristica dei Serpeverde. Lo vedevo moltissimo in Corvo Nero, però lo vedevo moltissimo in Sassorosso. Quindi la mia domanda sorge spontanea, perché tutti questi personaggi sono finiti in Grifondoro? Non è una questione che io odio Grifondoro, anzi, perché poi questa regola non è applicabile a tutti, per esempio è A Harry non è applicabile, già non è molto applicabile a Ron, però ci sono alcune persone a cui secondo me è applicabile. Quindi la mia teoria molto strana è che il capello parlante, se sei una persona come Hermione o come me, che hai già tutte le caratteristiche dentro di te delle altre case, ti mette nella casa in cui tu non hai nessuna, di cui tu non hai nessuna caratteristica. Quindi Hermione non era una persona molto coraggiosa o molto sfacciata. E quindi il cappello l'ha messa nell'unica casa in cui lei non aveva nessuna caratteristica. Ron io l'ho sempre visto come lui, quello che è stato messo nella casa di tutti i Weasley. Secondo me non è una cosa così stupida, se ci pensate. Avrebbe un certo senso. Per esempio, un altro personaggio che secondo me ci sta è Gilderoy Hallock o Lockhart, che è il secondo professore di difesa contro le arti oscure. E molte persone non lo sanno, ma lui è Corvo Nero. E lui non era intelligente, però era molto astuto, era molto ambizioso e coraggioso, oddio. Non tantissimo, però sicuramente era astuto, era sicuramente molto fiero di se stesso, che è una caratteristica dei Grifondoro, ed era molto spacciato. Quanto riguarda la lealtà, oddio.
Non saprei, cioè le caratteristiche dei tasso rosso non ce lo vedo moltissimo, però sicuramente non era intelligente. Infatti quando io ho letto che lui era in corvo nero ero tipo, why? Più che altro proprio perché secondo me lui è un altro di questi esempi, è la tipica persona che aveva già tutte le altre caratteristiche e il cappello in qualche modo vuole fargli imparare delle nuove cose. Non lo so. Oh, Peter Minus. Peter Minus. Peter Minus è tutto tranne che Grifondoro. Eppure è un Grifondoro. Quindi, non lo so. Cioè, nel senso, potrebbe benissimo essere un errore del cappello, però secondo me ha molto più senso questa cosa. Del fatto che lui vuole proprio mandare per renderti una persona in qualche modo completa e renderti una persona quasi migliore. Forse sono io che mi sto complicando la vita. Probabile. Quindi, quando la gente mi fa la domanda, in che casa saresti smistato? Io rispondo Grifondoro. Nel senso che io mi sento totalmente una corvo nero. Compro le merchandise di corvo nero, adoro tutti i corvo nero. Mi sento, ho il corvo nero Pride, però penso che se la mia teoria fosse valida, il cappello mi smisterebbe in Grifondoro. Quindi ora che mi. Se compro cose di Grifondoro, non mi sento più neanche più tanto in colpa. In questo momento ho dei pantaloni di Grifondoro e non mi sento in colpa di averli. Perché ho un po' di Gryffindor Pride. Magari datemi anche degli altri esempi. Non sarebbe male. Insomma, parliamone qua sotto. Se vi fanno piacere questi video un pochino più chiacchiericci sulle mie teorie stravaganti, a me fa sempre piacere parlarne. Noi ci vediamo su un video e bye!